tutti, oggi vi volevo fare il terzo video di Wish. Alcune cose ci hanno messo tantissimo a arrivare, ma una cosa come 3-4 mesi. Mi sono arrivate tutte, Wish io non ho ancora capito se è un sito che vi consiglierei o no, perché le cose che mi sono arrivate per il, diciamo, 90% mi sono piaciute, cioè sono comunque rispondenti a quello che veniva descritto. Ci sono solo alcuni articoli che non mi sono piaciuti, però sono veramente pochi rispetto alla totalità. Delle cose comunque erano rispondenti a quello che avevo ordinato. Alcune cose onestamente non ve le consiglierei di prendere su Wish, perché se per farvi arrivare un cavetto del telefono vi ci vuole 4 mesi, ovviamente non ha senso. In più Wish costa pochissimo come prodotti, però devo dire la verità, poi viene a costare tanto per le spese di spedizione e quindi non lo so. Resta il fatto che Wish è molto intelligente, perché continua a mandarmi delle pubblicità in cui mi fa vedere i prodotti, prodotti ovviamente non casuali ma chissà che mi piacerebbero, e ogni volta che poi cedo a cliccarci sopra mi viene la tentazione di comprare tutto il sito, perché apparentemente è tutto bellissimo. Non so che dirvi, voi calcolate che comprare da un sito del genere ha un rischio. Allora, di Wish, la prima cosa che ho ordinato e che mi è arrivata soltanto dopo 4 mesi sono proprio i cavetti per il cellulare. Quindi ho comprato due cavetti del cellulare, c'hanno tutti e due il nastrino in stoppa, in corda, e sono fatti così, uno è questo e l'ho già provato, funziona, e un altro identico ma grigio, e non l'ho ancora provato, però presuppongo funzioni. Costavano tipo 1 euro, 2 euro. Certo è che quello che vi dicevo prima, cioè a prescindere dal fatto di quanto durino questi cavetti, perché non sono originali, tutto quello che volete, ma il problema è che se ci mettono 4 mesi a arrivare diventa un po' assurda come cosa. Fate prima ordinarli da Amazon. Sempre tra le prime cose che ho ordinato c'era una cover. Era una cover banalissima, era una cover trasparente, così, di plastica, morbida, trasparente, e anche questa aveva un prezzo veramente forfettario, però anche questa ci ha messo 4 mesi a arrivare, per una cosa così, anche se costa poco e tutto, non ne vale la pena. Avevo comprato l'altra volta le pellicole da mettere sullo schermo, quella che ho messo, ne ho messa una su due, si è spaccata tutta veramente molto rapidamente. Io ho seri dubbi che protegga lo schermo dagli urti grossi. Poi un'altra cosa che ho ordinato all'inizio e che mi è arrivata adesso è questo. Questo, vabbè, è una cosa aggiunta all'ordine, nell'ordine, ma serve fino a un certo punto. E è praticamente un cosino da mettere nel lavandino per non farci andare lo sporco. Poi, altro oggettino che fra i primi che ho ordinato e che mi è arrivato solamente adesso è questo. Questo è un cestino che mi arriva anche imballato piuttosto bene, con un gancio che si infila in questo buchino qui, e sostanzialmente è un cestino porta qualcosa. È piuttosto bruttino perché è una plastica abbastanza bruttina. Altri oggetti abbastanza assurdi ho preso, poi qua intorno passiamo alle cose un po' più grandi. C'è questo. Questo è praticamente una lampadina. Sostanzialmente qui ha 3 LED, per ora non ci sono le pile perché purtroppo va a pile, però dovresti schiacciare, si dovrebbe accendere le lampadine. Qua dietro si aprono e ci vanno appunto le pile, però ovviamente non riesci a aprirlo. Ci va le pile, non so se funziona perché ancora non l'ho provato, perché non ho le pile di questo formato qua. In realtà questa è una cosa che mi aspettavo un pochino diversa, nel senso che pensavo che arrivasse un set da tipo 2, 3, 4 di queste pilettine qua. Forse non ho letto bene cosa c'era scritto, perché in realtà le descrizioni di Wish sono abbastanza dettagliate. Ok, nel mentre ovviamente mi si è scaricata la batteria, quindi è passato un po' di tempo. Vi dico che ho provato sul telefono la cover e va perfettamente. Non è la cover più bella che abbia mai visto, perché è semplicemente una cosina di plastica trasparente, però insomma, ci sta. Andiamo avanti, altri oggettini che ho preso sono un paio di orecchini, sono questi, sono degli orecchini che costavano, questi me lo ricordo, 1 euro,
e sono sostanzialmente, ce n'era tanti tipi, sono sostanzialmente fatte a, cioè, c'hanno, ora siete molto lontani, però c'hanno un gancino qua, qua si infila l'orecchio e poi si stanno a, come campanelle così. Sono fatti meglio di quello che mi aspettavo, nel senso che ovviamente hanno una qualità fino a un certo punto, però non sono grezzissimi. L'unica cosa secondo me che forse hanno, che è veramente diversa dall'immagine, è che è un oro molto scuro, mentre invece nell'immagine sembra un oro un po' più giallo, però non sono brutti, mi hanno sorpreso in positivo. Poi ho preso queste, che sono 10 mi sembra zip, così. Anche queste costavano un pochettino, poco, non mi ricordo esattamente quanto, e le ho preso perché vorrei provare a fare dei cuscini con delle stoffe che avevo preso l'altra volta e questa volta. Non so se mi riusciranno perché le mie doti di taglio e cucito penso che lasciano un po' a desiderare, però voglio provare. Le stoffe che avevo preso l'altra volta, se vi ricordate, sono queste tre grigie con gli orsetti, una con gli orsetti, una con i triangolini e una con questi animalini qua, e ho pensato che voglio provare a farci dei cuscini, e ho pensato di prendere per fare i cuscini le stoffe uguali ma con un altro colore, in modo tale che siano double fast, cioè se le giri da un lato siano con questo colore qui, se le giri dall'altro siano con questi colori qua. Voglio provare, quando ho un po' di tempo libero, cioè mai, a fare questa cosa e vedere il risultato. Le stoffe sono uguali ma a sfondo color rosa, diciamo, c'è questa fatta così, questa fatta così e quella a triangoli fatta così. Queste stoffe non mi ricordo, ma mi sembra che costassero 1 euro a foglio, quindi tutte e tre costassero 3 euro. E la stoffa di questo prodotto qui è molto buona, anche la stampa è molto bellina. Una delle cose che finalmente mi è arrivata è questa. Questa è l'altra scatola di stoffa, che se vi ricordate l'altra volta vi avevo fatto vedere quella uguale ma con tutte le stelline sopra. Questa invece è acqua. Sono scatole senza nessuna struttura, infatti questa è una delle cose che mi aveva lasciato un po' perplessa delle ordini, perché me le immaginavo un po' diverse. Sono scatole molto grandi e niente, praticamente hanno qua questa parte trasparente, qua due manigliette, sopra una zip per aprirla e poi gli date la forma mettendoci dentro delle cose. Questa ci ha messo, non so perché, ma 4 mesi a arrivare, mentre l'altra è arrivata molto prima, anche se venivano dallo stesso venditore. L'altra l'ho usata e ci ho fatto il cambio stagione e devo dire che alla fine non mi è dispiaciuta, nel senso che l'ho messa alla base dell'armadio, insomma sul fondo dell'armadio con tutte le cose dentro, sta bella chiusa, le protegge i vestiti dalla polvere, li contiene, quindi la sua funzione ce l'ha. Altre cose di stoffa che avevo ordinato tantissimo tempo fa sono queste qua, queste 4 cose qua, che sono 4 tovagliette da cucina, insomma da tavolo. Il disegno è carinissimo, ne ho prese una, sono tutte diciamo uguali con i cagnolini sopra, con questi carlini, e ce n'è una arancione col carlino nero, una rossa con il cagnolino con due colori, una rossa con i due cagnolini e una verde con due cagnolini. Mi sembra ce ne fossero 6 o 8 sceglibili, e il disegno è bellino bellino, secondo, cioè a gusto mio piace tantissimo. La stoffa è simile a quella della scatola, è una stoffa non un granché, però per una tovaglietta va pure bene. Le cose non mi convincono di queste tovagliette sono due. Uno è la stoffa, nel senso che non è per niente plastificata, comunque se si sporca potrebbe essere qualcosa che non è facile smacchiare, quindi può essere un po' noiosa da usare come tovaglietta per farci
pranzo e cena sopra, perché si presuppone che prima o poi si sporchi, però se non, cioè, per il prezzo che hanno. L'altra cosa è la forma, è il formato, perché sono tovagliette oggettivamente piccoline, nel senso che ora non ho qui a disposizione una tovaglietta in formato standard, ma sono sicuramente più piccole, quindi un piatto sopra ci sta, ma insomma non è che ci sta chissà che. E l'altra cosa che ci ha messo 4 mesi ad arrivare era un runner da mettere su un mobile fatto così. Questo è un runner piuttosto lungo, con questo disegno, cioè questa base color carta zucchero e gli alberini color grigino. Ha in fondo una nappina grigia, la parte dentro è rivestita con questa stoffetta qua, e devo dire che questo effettivamente è fatto veramente bene. Ha un pessimo odore di plastica, però vabbè, lo laveremo e vedremo di fargli prendere un po' d'aria. C'era anche con i colori invertiti, quindi base grigia e alberini color carta zucchero. Poi il resto sono, mi sembra, tutte cose di ordini recenti. Altri 2 tappetini. Come avete visto l'altra volta, ho preso un tappetino da bagno con i pesciolini sopra. Mi è piaciuto molto, è morbidissimo, è carino il disegno, c'ha l'antiscivolo sotto, quindi è fatto oggettivamente bene. Ne ho presi altri 2, sempre nella mia capacità di esagerare le cose, ne ho presi altri 2, con un disegno che è andato tantissimo di moda, quindi non è molto originale. Anche questi dal lato di qua hanno l'antiscivolo, e dal lato di qua ce n'è uno con i fenicotteri a sfondo azzurro, i fenicotterini disegnati rose. L'altro ha la parte sotto uguale, e poi sopra ci sono i fenicotteri fatti così, quindi sono fenicotteri un po' più stilizzati con questa fantasia tutta rosa in cui si vedano diciamo uno sovrapposto all'altro, molto carini. I tappetini costano 4,75 euro, come tutti i prodotti poi ci dovete aggiungere delle spese di spedizione, però secondo me per 5 euro sono veramente molto carini. Sempre tappetino, ma in questo caso in un altro formato, è questo. Allora, questo l'ho preso per la cucina, ha l'antiscivolo sotto, il tappetino è tutto fatto con i gatti così. C'era in diversi formati, compreso quello da bagno, come vedete sono dei gatti da dietro, e mi fa molto tenerezza perché questi gatti mi ricordano molto i gatti che hanno i miei genitori, che abbiamo a casa. Ne abbiamo uno rosso, uno nero, uno bianco e a dire la verità uno tigrato che qui manca, quindi mi ricorda molto casa. Però su questo ho un appunto, vi voglio far notare, cioè dalla videocamera forse non lo vedete dalla ripresa, però il disegno purtroppo di questo tappetino qua è venuto molto sgranato. Probabilmente finché stanno in un formato da tappetino da bagno il formato dell'immagine va bene, ma se la vanno a allargare per farlo entrare in un tappetino così tanto lungo si è sgranato, quindi dal vivo, se voi lo guardate, è un disegno molto molto sgranato che non è bellissimo. Ora, credo che finché sta in terra sotto la cucina nessuno si metta a guardarlo così, però sui tappetini più lunghi state attenti, perché non sono sicura che insomma il risultato sia esattamente quello dell'immagine. E questo tappetino qui costava 12,35 euro, quindi insomma inizia a essere un prezzo altino. Ho comprato altri 4 cuscini, ormai ho dato di fuori per i cuscini, ho comprato 4 cover per i cuscini, ho preso 4 cuscini con gli animali e il disegno è veramente carino. Questi secondo me sono fra le cose più belle che mi sono arrivate da Wish, perché il disegno è veramente fatto bene e anche il cuscino non è male. La stoffa è sempre un po' la stessa storia delle altre stoffe, questa stoffa un po' pannosa, non esiste pannosa come termine, però sembra un panno un po' di scarsa qualità, però per un cuscino secondo me va bene. Hanno qui la loro zip per mettere il riempimento, e poi ce n'è uno appunto con l'orso, uno con la zebra, uno con l'uccellino e uno con la volpe.
Ce n'era anche uno con un gatto, ma il gatto non mi piaceva tantissimo. E mia mamma mi voleva portare il riempimento dei cuscini, ma ha portato una cosa che mi lascia un po' perplessa, perché non era quello che avevo immaginato. Ve lo faccio vedere. Lei questo l'ha comprato, credo, al mercato, e ha preso questo. Questi sono dei cuscini quadrati, così, che effettivamente sono la misura giusta. Il disegno a me non piace molto, perché non mi piace molto i disegni a cuori, però questi sarebbero non da divano ma da sedia, cioè da seduta, quindi voi legate questi alle gambe della sedia, dovrebbe essere per sedervi sopra. Ultime due cose di Wish, vi faccio vedere prima una cosa che non mi è piaciuta e poi una cosa che mi è piaciuta molto. La cosa che non mi è piaciuta è questo. Questo è un telo molto molto grande, non ve lo riesco a far vedere tutto, però sostanzialmente è un telo a base bianca con un mandala che doveva essere oro sopra. Allora, perché non mi è piaciuto? Perché... uno, la stoffa è brutta, è una stoffa tipo tovaglia cerata, e invece credevo, insomma, doveva essere una cosa tipo telo del divano di cotone, quindi già lì non è la stessa resa. Secondariamente, cioè in secondo luogo, il disegno doveva essere appunto una base bianca, o magari questi disegni qui molto... dovevano essere molto chiari dall'immagine che facciamo vedere sul sito, e poi il mandala doveva essere un mandala color oro, invece ha questo color senape, così. Quindi in questo caso secondo me l'immagine non è rispondente a quello che vi arriva, e la qualità di questo prodotto lascia molto, secondo me, a desiderare. E il prezzo del prodotto era 11 euro. Vi faccio vedere invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, e sono due poster che vorrevo sempre attaccare in camera. Al di là che il poster vi possa piacere o no, perché è un disegno abbastanza infantile, il prodotto è molto buono, perché numero uno, vi arriva il poster con questa stoffa, con questo, insomma, materiale qua, che è una specie di stoffa cerata, quindi insomma non è neanche carta, e il disegno è stampato bene, è carino, insomma rende. E io ho preso due quadri, uno grande 50x70 fatto così. Praticamente questo è un coniglio, come potete vedere, e poi ne ho preso uno più piccolo da metterci accanto con il coniglio ma visto da dietro, quindi fatto così. Il disegno, come dicevo, può essere non piaccia a tutti, però è fatto molto bene, c'era varie misure, la più grande era 50x70 e poi andavano in 3 o 4 misure a diminuire. Una cosa così ve la consiglierei. E niente, questo è tutto. Se vi avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale, e io vi mando un saluto. Ciao!